Io e la lontananza siamo due cose molto distanti. Oh, ce la portiamo appresso. Oh! Non volete una sedia? Beh, esserne riconoscente sarebbe la cosa ideale, eh? Come sei crudele, però. Cioè, crudele. Antipatico. Magari dall'altra parte si trova qualcosa. Senti come ti risponde? In che modo ti risponde? Con che tono ti risponde? Ti approfitto a riposare che qua la strada è lunga. Non siamo ancora arrivati al ponte. Quando ci arriveremo faremo il botto di Capodanno. Poi bagno dei maschi. Ellie, non entrare. Piastrina delle luci. Da quanto tempo che non ne trovavamo una. Vediamo. Colby Reed. Wee. Che miglioramento? Armi corpo a corpo? Buono così. Che posto. Wow, guarda un po'. Una sola. La gente li usava per scattare il fotoricordo. Sì, lo so che cos'è. Allora, c'è qualcosa che ti preoccupa? E lo chiedi pure? Non avevo bisogno di dirti prima. Ci stavi mettendo un sacco e così ho pensato... Ti fossi cacciato nei guai. Non mi importa cosa pensassi. Devi starmi a sentire quando ti parlo. Lo faccio. È solo che... È solo che vuole aiutarti. Giustamente uno non ti vede arrivare. Dice, oh, non è che è successo qualcosa. Così quasi lo vado... Mi vado incontro. Certo, potrebbe essere pericoloso. Ma... Che ne sai? È un modo per arrivare lassù. Qui magari? Ehi, mi aiuti? Sei sicuro che possa farcene? Ellie. Spingi! Sto spingendo! Spingi di più! Che ne dici? Ma ti faccio una bella suonata. Piaciuta? L'ho scritta io. Ah, visto? Presa tutta. Abbiamo suonato pure il piano. Oh, mi urto. Vieni, giù la testa. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. È un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh, diciamo che ho già usato un fucile. Ma contro dei ratti. Ratti? Era d'aria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Sollevalo. Ci siamo. Appoggiati bene al fucile perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini, capito? Ok. Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo, ok? Ho capito. Ok. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Non so di che. Tutta la squadra, le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti. Ma ne abbiamo uccisi 76. Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Siamo forti. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Continuano a parlare di noi. Stiamo diventando famosi. E questo scaccia le mosche. Aspetta. Mio Dio, chi è quel deficiente che butta le molotov? Porca troia! No, porca! No, sbaglia! Madonna!
Bel colpo, Due colpi abbiamo sparato, manco uno. Vattene a quel paese, rimani giù. Ah no. Wow. Ah, bel colpo. Vattene a quel paese. No! Ma com'è possibile? No, sei serio? Tutti i colpi ravvicinati li ho mancati tutti comunque, bestiale. Scendi. Andava bene. Che ne dici di qualcosa? Di un po' più adatto a te. È solo per le emergenze. Ok. Finalmente gli ha dato una pistola. Vabbè, è tornato il momento saccheggiamento. C'è del sangue qui, eh? Ah, vedo che sta dormendo, Continui... E continui a dormire. Biglietto, le luci! Ah, non ci servono le luci. A posto. A noi invece servono. Ah. 25. Alla grande, ragazzi. Ma questo è se mangiavano i topi. Entriamo? Oh, qua possiamo migliorare. Adesso la velocità di ricarica sta al massimo, quindi è uno splendore. Mi pare che non possiamo fare niente, cioè nient'altro. A parte questo qui delle fondine, ma per il momento aspetterei. Che succede? Ah, dei sopravvissuti. No, vabbè, proprio a sangue freddo. Purtroppo, per com'è caduta la società, la civiltà qui. Cioè, non c'è più civiltà in realtà, Peccato però. Chissà se erano gli ultimi sopravvissuti. Belli, qua dietro. Ah, stanno scendendo. Ok. Ma c'è ancora la pistola in mano. Toglila. Intanto c'è Ellie che entra dentro la... molto ne sei accorto che entravi dentro la macchina. Scusa, ma è rotta. Ah no, proprio lei che vuole entrare dentro la macchina. Quello mo verrà qui. Ma voi quando ci volete scommettere che è quello... Si girerà quello lì, giusto giusto quando... che avevo detto lì? Ah! Non t'avevo manco visto, ho fatto la cieca. Indovinate un po'? Devo medicarmi, che c'è chi mi ha buttato una bottiglia esplosiva in testa. Qualcuno che sale? Non si capisce. O all'improvviso tutti sono diventati dei cacasotto o sono spariti. Uno, due, tre. Quanto siete belli tutti e tre. Questa è la dimostrazione. Non sanno manco loro che cappero fare. Beccati intanto. No! Brava Ellie! Complimenti! Magari più a sinistra la prossima volta. Vattene a quel paese! Oh, cavolo! Resiste ai sopravviventi. Cosa? Oh, giusto, sì. Il fumetto. Aspettate un attimo. No, raga! Mi sparati il bastone!
Sapevo io, ma tanto ne ho tre. Sì, bello che ti sono passato davanti, cioè attraverso. Ecco fatto. Scusa, sta il muro, come abbiamo fatto a prenderlo? Ok. Maledetta te che si parlate. Affanculo. Ma è un grosso problema. Via. Via di qua. Oh. Via! No! Aspetta, che questo non esce. Non l'hai detto! No, io avevo pensato bene allora. Ma tu congiurisco me che quando toglierò la mira, allora apparirà quello lì? Io lo sapevo. Madonna, ma questo mi fa cagare sotto, voi lo sapete. Oh, è la Wufflesh, mocca a te! Magari no! Oh, ma non è possibile! No, veramente, io mi vergogno di dire la lontananza, siamo due cose molto distanti. E finalmente! Finito? Spero proprio di sì. Tutte ste pallottole buttate al vento. Quanto sono felice! Io spero veramente di trovare il mondo qui dentro. Peccato, il mondo non sta qui dentro. Altre pillole. Vabbè, qua si gioca. Quattro volte gli ho sparato a quello. Dopo la quinta volta, se non sbaglio, l'ho presa la testa. Quattro colpi sfiorati. Che cazzo? Cingati! Joel! Aspetta, aspetta! Joel, fermati! Guarda! Lascialo stare. Calma, piccolo. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Oh, amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Sopravvive il più forte. Oh. Perdi sangue. Ah, non è niente. Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Ok, facci strada. Cioè, beh, molotov potenziate. Beh, penso che se fosse chiusa, allora ci troveremo veramente il mondo. Ok. Ah, quante belle cose. Oh, giochiamo a scacchi. Qua ci sono molte citazioni di molti film. Le piacerebbe. Un fumetto. Ha detto che mi piacerebbe continuarlo a leggere perché c'è scritto continue. Oh, queste sì che mi faranno comodo. Oh, ce lo portiamo appresso. Ragazzi, non è che volete una sedia. Oh, ce lo portiamo appresso la sedia, vai. La porto per sicurezza, metti il caso che la volete. A quanto la vendiamo, ehi, ragazzi? Aspettate, fate silenzio. Via dalle finestre. Beh sì, mettete caso che ci vedevano già. Andate.
Merda, quel cazzo di camion ci tallona da quando siamo arrivati in questo... Beh, anche noi non è diverso, il fatto. Lascialo lì. Il mio zaino è praticamente vuoto. La regola sulle cose da prendere. No, fagli portare... La regola. Qual è? Prendiamo solo il necessario. Esatto. Potresti anche farglielo portare, il Transformers. C'è questo. Questo, Jack and Dexter. E... questo. Questo è il pezzo forte della collezione. Ne vendono ambizzeffe. Ah, va, ma la pecora. È così felice di stare qui. Una bambola che è tanto inquietante. Però c'è il leone che fa... Questo è carino, Magnifico, magnifico! Io non so perché, io faccio quadrato, ma non me lo fa, è inutile, è più forte di lui. Dov'è il vigliacco? Sape che non posso uscire perché c'ho pochissima vita, l'animaccia vostra. Ma dov'è? Madonna! It's a shame. Da dove? Beh sì, venite tutti. Peccato in testa. Colpito la spalla però, Se ti levassi, sai com'è? La vita sarebbe più bella. Se mi spari... se ti levi, voce di Nathan Drake da giovane. O qua hanno spasciato un cesso. I cessi di oggi. Oh, un'altra... cestina delle luci. Vediamo, chi è? Lucas Rios, De Janeiros. Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati. Siamo al sicuro qui. Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni. Dai un'occhiata qui. Guarda quei figli di puttana. Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta, aspetta, ne un altro. Guarda, wow. Sono bravo. Aspetta! Ai! No. Ferita da mirtillo, Era da tanto tempo che Sam non rideva così. Niente, qui non riesco. Lei non sembra molto preoccupata. Aspetta. Ok, pronta. Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo loro. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Tranquillo. Anche noi stiamo cercando le luci. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare.